Grande novità per la festa della cooperazione faentina, non più presso i locali della Grintesa, ma in Piazza del Popolo a Faenza, sabato 2 giugno dalle 10 del mattino con l'inaugurazione fino alla serata, la tarda serata con i musicanti di San Crispino. Tanti gli avvenimenti e le occasioni di cooperazione con l'estrazione della lotteria alle 19.30. Al via una festa diversa quest'anno. Sì, per la prima volta siamo in piazza, nel cuore della città. È un evento nuovo, il primo colpo d'occhio è veramente bello, siamo contenti e vedremo come si svolgerà la giornata. Una giornata particolare il 2 giugno, ma che continuerà fino a sera? Continuerà fino a sera, fra l'altro in serata avremo la consegna simbolica del contributo che le cooperative del territorio danno all'ospedale, ci sarà una consegna alla presenza dell'amministrazione e del primario del reparto, quindi anche questo è un fatto importante che dimostra come le cooperative, quando è il momento di dare concretezza alle buone idee, ci sono e ci fa molto piacere anche questo. La cooperazione entra in piazza? Si entra perché diciamo che la cooperazione e la piazza condividono dei valori di fondo, l'idea che si può fare sviluppo, che si può fare produzione, che si può fare costruire città, ma si può fare anche attraverso dei valori profondi, che sono i valori della coesione sociale, i valori della solidarietà, i valori della unione tra diversità. Questo vocabolario tiene insieme la cooperazione e tiene insieme la piazza. La piazza di Faenza nasce come luogo di incontro che trasforma un distretto territoriale in una città e credo che la cooperazione lavori per costruire attraverso sistemi produttivi un'idea di sviluppo dove la solidarietà e il cercare di aiutare anche chi sta indietro e superare il grande problema delle disuguaglianze sia un valore grande, per cui credo che questo incontro sia nella natura delle cose e mi pare estremamente positivo anche per la nostra città. Le piace questa idea di portare la festa in piazza? Ma sì, ma è bella la festa in piazza, se no sembra un tugurio. Cosa succede in questo stand? Succede che si lavora, si fa cooperazione e siamo qua per cercare di fare una bella giornata assieme a tutti i nostri bambini delle nostre cooperative faentine. Signora, le piace la festa in piazza? Ma sì, sì. Una bella novità? Beh, bisogna anche cambiare, se non sempre. Cosa fanno i bambini in piazza oggi? Probabilmente se il tempo permette, ma direi che è una bella giornata, quindi sicuramente ci saranno tanti bambini che potranno giocare con i giochi di legno e poi abbiamo messo dei tavoli per poter disegnare in generale, più o meno penso che i bambini saranno molto contenti. Cosa fa Cofra oggi in piazza? Beh, Cofra oggi si presenta in grande stile, direi, in tutti le sue attività, in particolare quello che storicamente fa parte di Cofra, cioè i supermercati, e poi abbiamo anche il tavolo relativo alla nostra società collegata per i servizi di assicurazione, e poi presentiamo anche due nuove attività che Cofra nel giro degli ultimi anno e mezzo ha aperto, cioè un bar, il bar Con Sapore, che è sito presso, vicino al centro commerciale di Faenza 1, quindi via Lapi, e il Pet Store, appunto, è un negozio specializzato per tutti i servizi e il cibo per gli animali domestici. Oggi pomeriggio in particolare faremo un'attività dedicata agli animali, dalle 15 in poi faremo foto per tutti i bambini personalizzate col proprio cane, e poi ci sarà un specialista di dog dance che farà un'attività proprio specializzata per questi cani.